안될거야 Risultato ultra seria 2-0 per te. Sì, sì, sì. Andiamo live. Greninja, Greninja contro Zuzu con il suo classico fin di Didi. Sì, siamo rimasti proprio al 2014. Anche Greninja che era, sembrava essere un personaggio ottimale. Greninja sarà un po' male, mentre che in realtà è uguale a Manda. Vediamo che mette la applicazione. Esatto. Sì, vabbè, sarò finta di commentare. Deckside. No, Deckside aspettiamo. Aspettiamo. Vai, intanto torniamo sul match. Comunque sembra che Zuzu sia comunque ancora bella carica, cioè, il periodo di stop magari non gli ha pesato molto. Comunque la vedo sempre comunque qua c'entrare. Bella ride da Roma con la match, però va tutto. Ora il vantaggio è ottimale, direi che è tutto il vantaggio, cioè, deve solo gestire, anche perché comunque e lo pianta pure, madonna, oh mio dio, no, perché non deve fare una fare per tenere sì, anche perché comunque è un pieno vantaggio, magari non vuole rischiare, che se sta un po' cercando di tornare la rage potrebbe aiutarlo, la rage al momento di farlo sputo, non farò mica a caso. La recovery di Kid è abbastanza effettiva. Rage! No, non basta. Rage Voice. Riesce a tornare. Oh, però si vede che questo down smash. Che passa down smash. TDD. Ok. Non so, Archer, Gene, suo nome, no? Devo anche dire Tilde. Ma no. Ok. Tilde. Survival. Credo che comunque subisca di più le piattaforme così ad hoc, appunto, dove i godi magari può cercare di nascondere per scappare dai godi o comunque. E ora insomma c'è una mica contorno. Oh,
quindi ho fatto Ninja Cook è un bellissimo personaggio, ma anche è uno dei più complicati, sia come combo gaming, ovviamente è basato su una se virgolette gimmick che è soprattutto cioè, sono alcune combo molto interessanti ma comunque non proprio simili. Esatto, sono molto belle. Soprattutto sono timing molto stretto. Soprattutto cambia moltissimo da personaggio a questo. Ci stava riuscendo! Stava riuscendo proprio. Dipende anche dal peso dei personaggi avversari. Quello dipende tantissimo dal peso delle condizioni. Ma tanto bene, quindi tutto bene. Sì, però è proprio il proseguimento della combo anche se. Esatto, vabbè, non è ancora detto. È stato tanto vantaggio, la differenza di scuola è davvero minima. Non proprio, però dico che penso si può ancora se riuscisse a togliere lo stock in questi momenti sarebbe chiaramente il meglio. Allora sto cercando una easy combo, sto cercando una easy kill, ma non ci riesce. No, attenzione, Kinder Re, guarda, muore ancora con la pro, prova lo scudo, mandarmi all'attacco. Sente legge la roll, ma sì, la taccio lo dovrebbe. No, ancora, l'ha scaricata anche un po'. Allora, forse all'altro, comunque. Poi tocca la prossima grab sia quella di Kinder. Cioè, ok che lo vedo, ma c'è anche la rage, questo non muore, Kinder Re, muore. Sì, in effetti comunque... Ah, ecco, tu ne fa bene, lo prende, bellissimo. Ok, non è ancora detto l'ultima parola, anche perché al finire lei ha problemi a uccidere. Vediamo che lo uccide da 5 anni. Da quando è uscito il gioco. Faccio. Ciao Dina! Dina! Fa male il modo, ok, ecco però non ucciderà mai a meno che 150 con la range. Però ci provo. Per il vantaggio, ecco qui. Saltello, okay. Purtroppo le opzioni non sono molte, no, vai al reverso. Ok, non c'è ancora. Max Rage. Vediamo, dash attack, prova a shadow click, sputo, non riesce, purtroppo non riesce, comunque sta provando il gran camp del comeback, buono, 2 minuti alla fine, perché la rage, no, sì, sopravvive, una grande idea, buona idea, questo match non mi interessa, per Dio. Vediamo, è un buon match. 10 attacchi e prova ancora dallo smash. Sta facendo molta fatica. Assolutamente. Entrambi cercano di tenersi comunque a distanza perché sanno che ora qualsiasi colpo potrebbe essere decisivo da un lato o dall'altro. Oddio, penso un match off. Lo becca quello che è migliore, ma comunque è finita. La DI di Giulius era già giocata dopo quella sera. 2-0 per Zuzu, però un 2-0 un po' fallace perché comunque era buono. Quindi ricerca.